infortunio l'ho preso. Non ho avuto il tempo di realizzare perché ero in Croazia con la nazionale, ho preso l'aereo, sono tornato a Roma, mi sono fatto visitare, mi hanno detto che mi dovevo operare il giorno dopo, quindi è stato tutto molto veloce. Però sicuramente la scelta della riabilitazione a Roma con i miei amici, con i familiari, mi ha aiutato moltissimo, mi ha aiutato a sopportare tante fatiche sia fisiche che mentali. Quindi la scelta di stare a Roma è stata una scelta giusta. Ho passato dei momenti difficili, quello sicuramente, però mi hanno fatto scoprire dei sentimenti nuovi, è una sfida nuova e credo che mi porterà delle cose positive poi in futuro. Mi sono messo lì e ho subito iniziato a mettere come si dice, i segni sul calendario, sul possibile rientro. Ripeto, c'è anche una persona che mi aiuta, insomma, lavoro da un po' con un mental coach, abbiamo visto le cose da fare, come mentalmente essere pronti per poi per i vari ostacoli dell'infortunio e il fatto di stare comunque tornare sempre a casa e trovare i miei genitori e trovare i miei amici storici, quello mi ha aiutato moltissimo. Sentire anche comunque l'affetto della società, prima di tutto del presidente, che devo ringraziarlo perché mi chiamava quasi tutti i giorni, mi scriveva quasi tutti i giorni, ma anche dei miei compagni, mi sono stati veramente molto vicini, del mister, mi ha scritto bei messaggi perché ci ha passato anche lui e quindi mi ha dato anche alcuni consigli. E poi tutto anche lo staff di Villa Stuart che sono molto preparati e che ricordo con tantissimo affetto. Sì, perché avevo una voglia matta di stare con i compagni, mi mancava lo spogliatoio. E quindi insomma ho preso il primo aereo per Torino e sono andato a vedere la partita dell'Europa League. E, insomma mi mancava essere in gruppo. Ora fortunatamente sono qui a Boiasco, sono qui a Genova, sono con il gruppo, lavoro sempre a parte, però mi dà quella carica in più, quella voglia in più di metterci sempre qualcosina di mio caratterialmente per tornare qualcosina, per rubare un pochino di giorni in più. Ho visto due belle partite, sicuramente con il Carpi, anche lì ho fatto il trasferimento in Pullman, anche lì è stato bello stare nello spogliatoio, ho visto una squadra veramente gagliarda, come si dice a Roma, è una squadra tosta, insomma non è mai facile poi soprattutto come una neopromossa che ha entusiasmo finire il primo tempo con 5 gol, insomma è stato comunque surclassato l'avversario, ho visto veramente tanta carica, tanta aggressività, un gruppo unito e soprattutto l'ho visto anche nel secondo tempo di Napoli. Non è facile assolutamente, io l'ho passato, insomma, stare in svantaggio di due gol e recuperarli se non andare anche vicino a vincerla. Quindi è una dimostrazione veramente che la squadra ha gli attributi e ha molto carattere, ma insomma, io conosco tanti ragazzi qui da tempo e so che sono veramente dei professionisti, sono dei ragazzi che sanno dare quel di più che vogliono i tifosi, che vuole la società, su quello veramente possiamo stare tranquilli. Per quanto riguarda il mercato, la società ha lavorato molto bene e poi sono riusciti a rimanere Eddie e Robby, che sono due elementi per noi fondamentali. Non parlo solo del campo perché lì è in dubbio, ma anche per quanto riguarda il gruppo, sono due professionisti, sanno capire i momenti del gruppo, quando serve scherzare e quando no, quindi servono tantissimo per lo spogliatoio. E poi per quanto riguarda l'obiettivo, quello lì è sempre lì, anzi adesso c'è questo piccolo intoppo, ma l'europeo, la nazionale, mi sono fatto male lì e lì voglio tornare. E quindi c'è quell'obiettivo, è a giugno e ho tutto il tempo per prendermelo, non sarà facile, ma non è importante, l'importante è che c'è la volontà e la voglia di portarlo a termine. Io ho fatto un obiettivo più roseo, però ora non mi voglio sbilanciare. Sicuramente siamo vicini, il peggio è passato, quindi siamo quasi a 3 mesi dall'operazione. Ora c'è da limare il recupero aerobico, il recupero ancora potenziamento della gamba e poi piano piano rientrare. Però insomma io darò tutto, come l'ho dato in campo, darò tutto anche ora. Sento molto l'affetto di tutti e quindi questo mi ha aiutato molto in questo dell'ambiente sampdoriano. Mi ha aiutato molto e quindi dico ai tifosi che ce la metterò tutta.